Sì. Va tutto bene? Sì, sì, tesoro. Sicuro? Sì, sì, piccola. Sto bene. A tutti gli investitori, come saprete, il nostro accordo mi consente di ricorrere a delle misure straordinarie quando l'andamento dei mercati non è soddisfacente. Attualmente ho ragione di credere che il mercato delle obbligazioni ipotecarie sia fraudolento. Pertanto, al fine di proteggere gli investitori da questo mercato fraudolento, ho deciso di limitare la loro possibilità di recesso fino ad ulteriore avviso. Cordiali saluti, dottor Michael J. Burry. Non avrei mai immaginato. Se per caso le serve la documentazione del 2005, l'azione legale del signor Fields è incentrata solo sull'anno scorso. Beh, allora se ne vada. Lo saluti da parte mia. Lo farò. Ci ha messo una settimana per richiamarmi. Mi dispiace tanto, Mike. Norman ha avuto un guasto informatico, perso quintali di messaggi. Bank of America parla di blackout e Morgan Stanley dice che il server ha avuto un crash. Già, io lo definirei improbabile. Allora, qual è la nostra posizione attuale sul mercato? Credo sempre la stessa, Mike. Cosa? Ma per favore, potresti spiegarmi perché? Com'è possibile che il valore di un contratto assicurativo non sia influenzato dal fallimento del prodotto che è oggetto dell'assicurazione? Sono mercati indipendenti, non sempre correlati. So che si prestano, ma questi sono prodotti particolari. E invece sì che sono correlati. Eccomi. Dottor Burry? Sì. Dib Winston, Goldman. Ho rivisto la sua posizione. Voleva accertarmi che le valutazioni fossero corrette. Credo che lei voglia dire che vi siete garantiti una posizione curta netta e perciò siete liberi di valutare i miei swap correttamente per una volta, perché adesso è vostro interesse farlo, no? Che cosa vuole che le dica? Io credo che lei lo abbia appena detto. Sono il dottor Burry. Pare che il crollo del settore finanziario sia imminente. Ma cominciamo a vendere la mia posizione. È di 1,3 miliardi. Sì, resta in linea. Su Match.com e il mio profilo diceva: sono uno studente di medicina con un occhio solo, bizzarri comportamenti sociali e $145,000 di prestito studentesco. E lei mi rispose: sei proprio quello che stavo cercando. Intendeva che ero onesto, perciò lasciate che sia onesto. La crisi del mercato immobiliare rappresenta la più grande opportunità finanziaria. Fare soldi non è come credevo che fosse. Questo business uccide quella parte di vita che è essenziale, la parte che non ha niente a che vedere con gli affari. Negli ultimi 2 anni ho sentito come se
se i miei organi interni si autofagocitassero. Tutte le persone che rispettavo non mi rivolgeranno più la parola, se non tramite gli avvocati. La gente vuole che un'autorità dica loro come valutare le cose, ma sceglie questa autorità non basandosi sui fatti o sui risultati. La sceglie perché sembra autorevole e familiare. E io non sono e non sono mai sembrato familiare. Perciò sono arrivato alla dolorosa conclusione di dover chiudere il fondo. Cordiali saluti, Michael J. Burry, MD.